Ciao ragazzi, benvenuti qui sul canale e oggi è una puntata veramente, veramente speciale, soprattutto per chi già ci segue, già mi segue da un po' di tempo. Sono qui con il mio allievo, amico, che finalmente ho conosciuto in realtà, perché è sempre stato una conoscenza online e a volte queste conoscenze online si trasformano in grandi amicizie e collaborazioni. E qui con me c'è Gabriele De Finis. Ciao a tutti. Con Gabriele abbiamo nell'arco di questi mesi sviluppato delle webinar assolutamente gratuite. E dei link, un link per la newsletter a cui vi potete iscrivere e ricevere materiale gratuito ogni, più o meno ogni mese. Ecco, dei regali per voi. Ecco, adesso invece andiamo a lanciare forse quello che è la parte più importante, vitale di questo progetto, che è la webinar completa sull'improvvisazione. Ok, Gabri, siccome tu sei molto più bravo di me nell'organizzare le cose, come iniziamo a spiegare all'audience questo corso? Ok, allora facciamo così. Dividiamo questa breve descrizione in tre punti. Il primo punto riguarda l'aspetto teorico, ok? Quindi tutti i contenuti che affronteremo nel corso, almeno così una breve descrizione giusto per far capire agli studenti un pochino di cosa si tratta. Poi vediamo la strumentazione, okay. Quindi chitarre, amplificatori, pedali, eccetera, che utilizzerai durante il corso. E poi rispondiamo a qualche domanda di Vito riguardante proprio come partecipare al corso e quindi tutte le domande tecniche. Le domande tecniche che bisogna fare, però. Ok, benissimo. Allora inizio con l'aspetto didattico. Allora, questo è un corso basato su intanto 20 anni di esperienza e poi 5 punti fondamentali che secondo me portano il chitarrista a improvvisare meglio. O meglio, impara più in fretta a improvvisare. Infatti questo è un corso basato sull'improvvisazione. Il primo punto è la conoscenza delle scale, ma non è il più fondamentale. Non è il fondamentale sapere per forza tutte le scale. Quindi se anche non conosci perfettamente tutte le posizioni della scala maggiore e minore, non è fondamentale saperlo, perché il punto più forte è il secondo, ok? Però ovviamente chi vuole improvvisare più conoscenza ha, più scale conosce, meglio le ha inserite nel proprio playing, meglio è. Ma comunque ne parleremo anche delle scale. Il secondo punto secondo me è quello più importante in questo corso, che è una visione geometrica della tastiera. Non è una cosa nuova, è abbastanza comune, è una cosa che per esempio negli Stati Uniti si insegna moltissimo. Noi siamo più legati alla tradizione, quindi alle scale, alla conoscenza armonica, mentre invece un approccio più visivo è tipico dell'americanità, no? Che non è più semplicistico, però è una visione diversa della tastiera. Quindi noi troveremo, vi farò vedere appunto i principali, adesso per esempio siamo in La, ok? I principali forme geometriche della scala, che sono per esempio ripetute, come potete vedere. Qui ci sono della pentatonica 4 quinti della scala, quindi ragazzi abbiamo già praticamente tutta la scala. Ok, e con questa prima figura svilupperemo quanti più possibili fraseggi. Se ci fai caso, c'è un brano che usa praticamente solo queste quattro note e lo fa in modo magistrale, perché uno può dire, ma queste quattro note sono un po' pochine per, no, cioè, a confronto la scala completa magari. Però se noi andiamo a prendere per esempio B.B. King in The Thrill Is Gone, lui fa questo. Guardate queste quattro note, ok? Quindi 10, 12, 10, 12. Cioè, tutto questo fraseggio lunghissimo è stato solo suonato su queste quattro note. Cosa vuol dire? Che queste quattro note hanno un potenziale devastante, ok? E sono sempre ripetute nelle tre ottave. Quindi ogni fraseggio. Ok? Oltre a quello troveremo dei triangoli. Scusate. Ok? Quindi vedete questa forma?
è questa forma qua, ok? È una forma triangolare. Poi ci saranno dei quadrati, aggiungendo la pentatonica, i quadrati della, i rettangoli della pentatonica maggiore a quella minore, otterremo dei quadrati, delle forme quadrate, come vedete. Ok, tutta questa conoscenza visiva ti porta appunto a, a una migliore maniera di improvvisare, più forse schematica. Oltretutto gli stessi fraseggi che si possono fare nella minore, per esempio, si possono fare nella maggiore. Vedete come lo stesso movimento fa un suono diverso, ma il mio cervello pensa meno. Quindi ho meno da pensare e più da dare spazio a quello che ho dentro. Quindi mi sembra di capire che è adatto sia a persone esperte ma anche principianti, perché alla fine pattern geometrici che tutti conoscono, forme elementari che comunque si possono aiutare a chiudere se vogliamo i movimenti senza perdersi. Assolutamente, ma ti dico di più, forse più utile al principiante che all'esperto, in quanto l'esperto magari ha già delle barriere mentali dovute a quello che ha fatto prima, quindi all'uso smodato delle scale senza ragionamento melodico, ecco, cioè si fa la scala e basta, no? Spesso incontri bravi chitarristi che sono velocissimi, poi gli dici improvvisa e ti fanno la scala su e giù, no? E tu dici, ma porca miseria. Con questa visione, diciamo, migliora un po' tutto. Quindi sì, diciamo che sia il principiante che l'esperto. Forse avrà più difficoltà l'esperto, ecco. Il principiante va che è un piacere. Va che è un piacere. Il terzo punto è la conoscenza degli accordi del brano, dell'armonia del brano. Perché sai cosa succede? Spesso noi chitarristi bypassiamo sta cosa. Cioè la domanda tipica quando magari siete due amici che vogliamo improvvisare, in che tonalità è? Invece io chiederei più che accordi ci sono, perché il fatto di non conoscere gli accordi che ci sono all'interno dell'armonia ti preclude alcuni fraseggi magari usando le note di quegli accordi, no? Per esempio, se noi siamo in un bellissimo sol tredicesima e partiamo con un fraseggio tipo... Ok, io cosa ho fatto? Ho preso proprio gli accordi, le note componenti l'accordo di tredicesima, ho fatto un bel fraseggio di introduzione. Ma questo si espande con una progressione, perché un accordo può cadere in un altro, quindi io riesco a passare da un accordo all'altro molto intelligentemente e con gusto. Ecco, qui ci fermeremo abbastanza su questo punto, perché c'è da lavorare. Non è immediato, ma c'è da lavorarci sopra. Il punto successivo è i fraseggi discorsivi. Che cosa vuol dire fraseggio discorsivo? Che a tutti piace fare le cose rapidissime, però alla fine quello che cattura l'audience è avere un discorso che accomuni, che comuni questi fraseggi. Io consiglio sempre a tutti di imparare le linee vocali, quindi magari vedremo come le linee vocali sono strutturate e le analizzeremo per aggiungerle appunto al nostro modo di suonare. Fondamentalmente i fraseggi discorsivi, il capitolo dei fraseggi discorsivi parlerà di quello, come usare la chitarra come una voce, ecco. L'ultimo punto è veramente importante e sono i fraseggi cliché, cioè l'ultimo punto fondamentalmente vi insegno come rubare, che non è bello da dire, però lo hanno fatto sempre tutti e soprattutto lo hanno fatto i grandi. È importante avere una libreria di cliché, di fraseggi, anche molto sentiti. Se noi facciamo... Questo è un fraseggio che l'avremmo sentito in 250.000 cose ed è tranquillamente si può muovere sul manico, no? Però anche a soli come, non so, una parte di The Final Countdown, ok? Se spostati di tonalità, ok? E messi in un contesto di un giro diverso armonico, con un ritmo diverso, io sfido chiunque ad accorgersene. È ovvio che poi aggiungeremo questi cliché modificandoli in base agli altri punti, cioè quindi non farò proprio uguale identico il fraseggio di... Ok,
Ok, infine non lo ha, ma potrei. Ok, fare un finale completamente diverso basato sui i primi 5 punti. Quindi con la conoscenza dei cliché per modificarli lievemente a nostro gusto, ma soprattutto in base a quello che stiamo, l'armonia, come abbiamo detto prima, del brano su cui stiamo improvvisando. Ok, allora, diciamo, per un gruppo di musicisti, per uno studente, anche magari autodidatta, che si avvicina a un corso di questo tipo, a livello pratico, che target pensi debba raggiungere? Che tipo di manualità? Puoi mostrarci qualcosa, titolo di esempio? Ok, vi farò due esempi. Uno, diciamo, alla lunga distanza, cioè quando questo metodo è ormai all'interno della testa, e uno che è l'obiettivo, diciamo, minimo. Non è vero, perché poi non esiste un minimo, non esiste un massimo, ma un più coerente a chi inizia. Certo, ecco. A livello di chi inizia. Faccio sentire qualcosa allora. Qualche piccola informazione riguardante la strumentazione, sia per suonare ma anche per acquisire, no? Perché è importante che gli studenti riescano a captare al meglio tutte le informazioni. Assolutamente. Allora, io come chitarre principalmente sono Ibanez, da quando sono ragazzino, mi trovo bene, e la mia preferita attualmente è questa chitarra qui, che è una, che mi chiedono tutti che cos'è, è una semplicissima SZ340 White, a cui ho fatto mettere il mio logo come in lei, le stelline, però è una chitarra che in realtà l'ho comprata a 250 euro, quindi è una, però quindi, è, diciamo, straordinaria. Non è lo strumento che fa il maestro, ma il maestro. No, però l'affezione allo strumento sì. Come amplificazione ascolterete principalmente il mio Randall RD1, che è un amplificatore bellissimo perché ha un watt solo, ma puoi entrare direttamente nella scheda audio con un cab simulator 4x12 e sembra amplificatore dei Dimebag Darrell, è valvolare, sì, con un multieffetto quadraverb, perché io sono un po' legato in fondo agli anni 80 e 90, e questo è il suono del riverbero e del delay degli anni 90 fondamentalmente, sono un po' vecchiotto io. E questo è importante perché alla fine, diciamo, non ci sono testate da migliaia di euro, nel proprio studio qualsiasi studente con un amplificatore valvolare da un watt, che insomma siamo all'ordine di qualche centinaio di euro, esatto. E una chitarra di questo livello e comunque insomma monta pick up di tutto rispetto. Sì, è una grandissima chitarra. Si può suonare davvero bene con una scheda audio, quindi veramente non c'è un... Ormai non ce n'è più bisogno. Non ce n'è più bisogno, a volte addirittura si usano dei VST plugins che addirittura suonano divinamente bene, ormai non esiste più la cosa. Poi, per carità, se avete un mesa Boogie Stiletto come questo qua, è una figata, non è che dico di no. Chiaramente, sì. Però non è strettamente necessario, soprattutto non è necessario per questo corso. La cosa bella di questo corso, appunto, verrà fatto in doppia telecamera, adesso poi vi farò gli zoom sulle cose tecniche, e audio diretto, quindi praticamente voi sentirete esattamente come se foste qui con me. E niente, insomma, non ci saranno problemi, diciamo che quindi verrà ripresa sia nelle mani di Umberto il volto che la chitarra, quindi assolutamente a vedere poi anche a posteriori, perché i video saranno registrati, voi potete vedere sia ascoltare cosa dice ma sentire la chitarra pulita, quindi senza alterazioni di qualsiasi tipo derivanti assolutamente anche diretto da condizioni proprio ambientali, diretto.
Ok, allora un pochino di domande di rito riguardanti il corso. Via. Soprattutto la parte più tecnica, perché le persone devono sapere come possono studiare con questo corso. Sì. E soprattutto come possono parteciparvi. Allora, prima cosa, quando vogliamo mandarlo in onda? Allora, fondamentalmente io lo farei nel fine settimana, perché vedo anche tutti i miei allievi lavorano fino alle 18, quindi è difficile, avendo una certa lunghezza, si preferirebbe nel fine settimana, sabato e domenica. Perfetto. Come numero di ore eravamo orientati sul modello, diciamo, di studio un po' più moderno, quindi vogliamo non fare 6 ore di fila, no, siamo sui alternare un po', magari. Siamo sui 4 ore più o meno, 4-5 ore, poi dipendendo da come si sviluppa il discorso, non sto a vedere l'ora perfetta, però esatto, più o meno quello. Ok, perfetto, quindi cerchiamo comunque poi anche di organizzare delle pause, quindi non fare che siano 4-6 ore di fila, ma delle question time, esatto, anche vogliamo sentire time, esattamente, e quindi proprio organizzare in modo, poi sono i punti come avete appena sentito, però proviamo proprio a fare un 45-50 minuti, poi 5 minuti di pausa, e che poi magari raccordiamo con le domande prima di partire per il punto successivo. Perfetto. Poi altra domanda importantissima: come possiamo partecipare, come possiamo acquistare il corso? Allora, il corso è acquistabile da PayPal, è un corso che è sia appunto online, nel senso che è a partecipanti proprio in diretta, che è appunto acquistabile anche come video, come perché verrà registrato. Quindi offline. Offline, poi possono partecipare tutti. Chi è libero quel fine settimana che sarà? Oppure, se non sei libero, lo puoi vedere a posteriori. Esatto. La cosa positiva però che insomma abbiamo costruito in questo ultimo periodo è il gruppo Facebook, sì, che comunque consente anche a chi acquista il corso offline di esercitarsi, magari registrare una performance, pubblicarla sul gruppo. Io la vedrò, la commento, con il massimo del piacere appunto vi risponderò e vi dirò la mia opinione. Perfetto. Quindi ci saranno feedback in ogni, esatto, in ogni sempre, caso. In ogni caso. Altra domanda di rito, ci sono esercizi di preparazione e anche di esercitazione a posteriori del corso? Allora, sì, a parte il fatto che ci sono già all'interno delle tab e del materiale come le baking track che verranno, su cui lavorerò io durante il corso, quindi verranno date, quindi già c'è questa cosa qua. In più, sì, preparerò in questi giorni appunto degli esercizi, delle scale, che ci aiuteranno forse ad avere una migliore visione poi quando inizieremo il corso. Sì, quindi sì, c'è un materiale pre e un materiale post, e anche durante, quindi... Okay. Un'altra domanda invece riguardante i pacchetti, come vogliamo suddividere le possibilità del corso? Allora, fondamentalmente abbiamo due grandi pacchetti. Abbiamo il primo pacchetto che è quello del corso, che è all'interno le tab, la baking track, il corso in sé, e anche la possibilità comunque di entrare nel gruppo, avere feedback in ogni caso. E poi c'è un secondo pacchetto che ha le stesse cose del primo più una lezione personale con me dopo, insomma, se vuoi avere un feedback più approfondito, vuoi avere proprio farmi vedere bene e oppure espormi dei dubbi concreti che hai avuto durante il corso, questo pacchetto secondo me completa il cerchio, ecco. Ok, perfetto. Ultima domanda, visto che sei tu quello tecnico tra me e te, dove andremo a fare questa webinar? Cioè che programma utilizzeremo per vederci? Allora, abbiamo usato nei webinar nei mesi passati Meet, che però chiaramente, essendo dei webinar veloci, andava bene, ma dava una limitazione, se non sbaglio, di circa un'ora di video. In questo caso non andrà bene, ok? Penso che ci avvarremo di Skype o di Zoom, stiamo ancora scegliendo, ma molto probabilmente Skype, perché ci consente non solo appunto di registrare, ma anche di poter portare il dialogo avanti per ore senza alcun tipo di problema. In ogni caso, quello che assicuriamo è che sarà una piattaforma semplicissima da utilizzare per chiunque, almeno di una semplice registrazione o il click su. Altra cosa che volevo dire, i partecipanti non hanno bisogno di nulla, avete solo bisogno di una webcam,
di una connessione internet e di Skype e assolutamente nient'altro, quindi veramente della chitarra, sì, vabbè, della chitarra. Allora volessi partecipare importante. Offline solo esclusivamente di un computer e internet. Esattamente. Niente, quindi, di più. Roba semplice. Semplicissimo. Bene, con questo abbiamo terminato questo lunghissimo video che però spero che sia andato fluido. Sono almeno un po' esaustivo riguardante le informazioni del corso. E io ti ringrazio per essermi venuto a trovare qua. Abbiamo passato un bei 4 giorni, siamo anche andati a pesca. Ci abbiamo provato. Esatto, abbiamo preso veramente poco, ma comunque non importa. E vi do ultime informazioni, mi raccomando, se volete lezioni anche private potete scrivermi alla mail umbertotube@yahoo.com e se ti è piaciuto il video mi raccomando iscriviti al canale e schiaccia la campanellina per rimanere aggiornato ai miei video. In più in descrizione trovi anche il link della newsletter per avere tanto materiale gratuito che manderà lui, quindi ragazzi non perdiamoci questa occasione. Ciao ciao.